fare una domanda, però poi portare avanti quella linea di carognaggine. Sì, che ti è molto consono. Volevo dire, cioè, tu preferisci inimicarti i dialettali o quelli della poesia civile? Ma perché devi mica dialettare? Ma che fai? Nessuno, eh? Non voglio imitarmi nessuno. No, esatto. No, era già, può bastare già così, me li sono inimicati io entrambi. Tu sei tu che proietti Volevo dire, la poesia dialettale non è mai troppa e la poesia civile è necessaria in questo mondo che va a rotoli. No, Mi non è ti ha che. dato io. No, la poesia civile non è necessaria, la poesia dialettale di più, secondo me. Questo è Italia dei dialetti. Sì, però ecco, c'era un signore che io ho amato moltissimo e amo molto ancora, devo dire, che si chiama Delio Tessa, che scrive I momenti non sospetti perché è morto nel 39, in cui io però, io ecco, se devo dire, no, Delio Tessa è un poeta dialettale, io dico no, è un poeta espressionista, che scrive in una lingua che è il dialetto milanese. Anche Franco Loi nei suoi momenti migliori scrive, è un grande poeta espressionista, secondo me, e scrive in dialetto milanese. Che poi a volte il dialetto sia uno strumento per creare un'estraneità in maniera, appunto, per creare un mistero in maniera facile, sì, questo sono convinto anch'io. La poesia civile, secondo me, non esiste. No, è proprio, cioè è così, cioè è civile nel senso che, cosa vuol dire civile? Non viviamo nelle caverne, cioè viviamo in una cioè Certo, Baudelaire è civile come sì, è poesia, moderno, certo, è poesia no? civile, certo, Quindi, ma appunto non esiste poesia no, ma civile. quello che io penso, che poi alla fine, no, è ovvio che se, come quel discorso che, se posso dirti un parere, quel Sì. discorso che si faceva prima, che i giovani vogliono l'ampia platea, no? La poesia civile si potrebbe genericamente dividere come il quinquennio del precariato, il quinquennio degli sbarchi, cioè questa cosa, no? Che alla fine funziona, no? Però poi è come dire, non risolve il problema del precariato. No, e neanche la poesia però. Cioè io farei una poesia civile contro la poesia civile, per esempio. Ma tu dimmi, 5 anni di contro la poesia 5 anni con la poesia civile. civile, vedi che tu vuoi inimicarti qualcuno? Vedi che vuoi inimicarti qualcuno tu? Ma scusa, dammi tu, scusami, posso farti una domanda? No, io sono un vecchio pieno di pregiudizi. Allora, dammi una definizione di poesia civile. Ma io lo sto cercando, Ah, questa. ecco, basta, Io basta. sono Luca Rizzatello. E se qualcuno la sa, per carità. No, è una cosa molto, come si dice, il pezzo sanremese, no? No, ma È una cosa che tu sai già, no? Che è come allora, dire, speriamo che. no, voglio dire, ecco, a volte io poi riesco perfino qualche volta a incazzarmi, no? Perché cioè il fatto che una tragedia possa diventare un elemento non di grande poesia civile, perché esiste anche la grande poesia civile, o perlomeno esiste anche la grande poesia che a volte tocca temi civili, però che possa diventare una grande tragedia, possa diventare elemento di narcisismo, è una cosa che mi fa abbastanza incazzare, questo sì. Non so se è chiaro il discorso, ecco. Sì, questo mi fa abbastanza arrabbiare, devo dire. Un po'. Mentre la poesia dialettale, da questo punto di vista, è, diciamo, più innocua, ecco, va. Perché le tragedie esistono realmente, ecco, questo è il discorso, no? Per cui gli sbarchi sono una tragedia spaventosa, È quello il non sono uno punto, scherzo, cioè non ecco. serve neanche, come Che dire. diventino in fondo un elemento di cassa di risonanza per qualche identità che non ha altro da fare in quel momento, è un po', può essere un po' fastidioso, sì. Un po' immorale, eh.